Buongiorno e benvenuti. 8-14 di aprile 2024. Erano rimasti due segni, stiamo facendo i gemelli e devo dirvi che ci è voluto mezzo mazzo di carte per arrivare a questa. Proprio gemelli e vergine questa settimana non ne volevano sapere di uscire, stavano comodi dove stavano. E tra l'altro è una carta un po' particolare, questa dei gemelli ancora una volta. Dunque, intanto vediamo un attimo. Come al solito ringrazio tutti, devo dirvi che questo è un video in due sezioni, la prima parte tarocchi, la seconda di oracoli. Non sono previsioni perché non credo alle previsioni, non è un oroscopo perché non credo all'oroscopo con le carte. Secondo il mio sentire, poi ognuno è liberissimo di credere a ciò che vuole. Sono semplicemente dei messaggi che vanno ascoltati durante una determinata settimana. Ok, allora vediamo un attimo perché non voleva uscire. Che poi è strano, non volevano uscire due segni che sono molto legati ai pesci in questo momento. In che senso? I gemelli hanno inquadratura. Tutti i pianeti che sono i pesci, mentre invece la Vergine ce l'ha in opposizione, e questa è una settimana in cui c'è la congiunzione tra Marte e Saturno. Quindi potrebbe essere che questa settimana in cui loro la sentono in modo particolare, dico, faccio, butto lì, ok? Allora, vediamo come sono le energie nel cielo. In Ariete tantissima energia che è positiva per i gemelli, perché stiamo facendo i gemelli, ok? Positivissima, quindi abbiamo il Sole, abbiamo Mercurio anche se retrogrado, abbiamo la Venere, questa Venere così attiva, così di azione, e abbiamo la Luna nuova che c'è stata con l'eclissi, quindi il 9 luglio proprio in Ariete. Quindi grandissima forza, caro mio gemelli, ti arriva dall'Ariete dietro di te, ma ormai ci sei abituato da un anno. Ci stanno Giove e Urano che hanno cominciato la loro congiunzione. Che il giorno 20 di questo mese, ne parliamo settimana prossima, avrà il suo picco. Ripeto, ne parleremo. In acquario, quindi a te alleato, abbiamo Plutone. In pesci abbiamo Marte, Saturno e Nettuno. Questa è una quadratura che purtroppo senti tantissimo. Perché lo dico? Perché tante persone dei gemelli si sono avvicinate a me dicendomi che insomma si sentono un po' chiamiamolo scombussolate. Sono alcuni mesi che le cose non vanno esattamente come vorrebbero. A parte che questo capita secondo dei transiti, può capitare che un segno sia un po' più toccato energeticamente dagli altri, però poi ognuno fa e si muove di conseguenza. Ti è venuto l'otto di spade. Ancora una volta sembra che tu voglia abbracciare il mondo, ma da sola, da solo, lasciandoti tutto il resto dietro. È come se non volessi proprio comunicare. In questa specifica carta, l'otto di spade non è la classica persona. Ora non so come la vedete meglio. Non è la classica persona che è all'interno del cerchio di spade, a volte bendata, a volte no, però in piedi, eccetera. Qui è proprio invece ci dà le spalle, ci dà le spalle. Quindi oggi mi è saltato all'occhio proprio questo volersi allontanare da tutto e da tutti. Ok, quindi vediamo se effettivamente però è così per te, gemelli, questa settimana. Se senti dentro di te questa energia di distacco, di mancanza di comunicazione così forte che ti fa allontanare da tutto e da tutti. Però secondo me stai anche cercando di andare alla luce. Allora, di luce parlo, guardate, qua energia interna il sole, energia esterna re di denari e i due di coppe. Quindi qui la luce ti arriva da un rapporto, soprattutto da un rapporto di coppia. Quindi ci sono dei chiarimenti che magari vorresti, ci sono stati dei silenzi, ci sono dei chiarimenti che vorresti, o vorresti manifestare, ok, qualcosa. Sei ottimista, però devo dire, nei confronti del rapporto di coppia. È finito questo momento di spade, ti stai volgendo alla luce, che è la cosa che poi mi è balzata all'occhio alla fine, come vedete. Alla fine era il messaggio che dovevo dare, nel senso che
Il momento più difficile è passato, te lo stai lasciando alle spalle, adesso dentro di te stesso, o te stessa, senti che la situazione sta andando a migliorare, ok? Re di coppe, sette di spade, due di denari, mago, morte e stella. Il re di coppe e il due di coppe. Mi sembra chiaro che in fin dei conti ci sia un rapporto di coppia qui di base. Se non è un rapporto di coppia, è qualcosa che voi amate in modo particolare. Potrebbe essere anche un lavoro, ok? Una professione che voi amate in modo particolare, con cui sentite di risuonare. Vi dico comunque che secondo me il vostro pensiero principale è dato da un rapporto di coppia, dal vostro risuonare con qualcuno o qualcosa. È anche interessante notare il fatto che ci sia il due di denari con le stelle, l'infinito, il due di coppa, l'infinito e le stelle. Quindi molti gemelli potrebbero avere a che fare con una storia, chiamiamola karmica. Sapete che io uso questo termine, ma per tutti i tipi di storie in cui c'è una combinazione energetica molto che avviene anche da vite ed esperienze precedenti. Quindi io credo che qui si senta tanto il bisogno di ricongiungersi prima di tutto, e lo vedo da quell'abbraccio, ma lo vedo anche da quest'otto. L'otto è l'infinito, quindi secondo me i gemelli sono convinti che una storia non è finita, che sia una parte di alti e bassi e che adesso è il momento di andare alla luce. Questo però potrebbe essere un pensiero non del tutto chiaro. Cosa intendo? Secondo me c'è il sentimento, c'è il volersi esporre, c'è la generosità, c'è l'emozione, però qualcosa si trattiene dentro, eh. Qualcosa non si dice, non si è assolutamente chiari, talvolta si è ambigui. Ripeto, ci potrebbe essere. Non escludo che sia anche un incontro sul lavoro, ok? Quindi che voi conosciate qualcuno sul lavoro che vi attira in questo modo particolare, o che ci sia una situazione che non è chiusa. Questa settimana, però, occhio, che questa situazione, secondo me, una botta ce la diamo, proprio detta volgarmente. Andiamo a vedere un attimo le carte. Allora, come vedete, abbiamo iniziato col sole, quindi ci potrebbero essere questa settimana. Andiamo a vedere quali possono essere le letture. Ci potrebbero essere dei chiarimenti questa settimana. Qualcuno prenderà in mano la situazione, dei chiarimenti che però portano a una chiusura, ok? Ma è una chiusura che doveva già essere, è una chiusura che è karmica, molto karmica. Per qualcun altro invece portano una grande trasformazione. Un rapporto di reciprocità, di amore si trasforma, ma si trasforma in qualcosa. Andremo a vedere poi magari nel tempo in che cosa si trasforma. Secondo me in qualcosa anche di più duraturo. Vediamo, voglio vederlo. L'imperatore e il 6 di spade. Sì, allora non ho dubbi che qui. Questa è una decisione, questa è una settimana in cui i gemelli prenderanno una decisione, in cui agiranno in modo da tagliare i ponti con una situazione, ok? Una situazione che è stata karmica, che li ha visti protagonisti di grande reciprocità, di grande amore, di grande passione anche emotiva, ok? Ma che però adesso è giunta alla fine. E vi devo dire anche una cosa: il fatto che c'è il 7 di spade mi dà la sensazione che i gemelli mettano fine ad una storia, ma perché c'è qualcos'altro che li trattiene. Potrebbe essere un lavoro, una professione o qualcuno conosciuto all'interno del lavoro che in qualche modo dà loro l'occasione, ok, per chiudere una situazione in cui si è stati bene. Ci potrebbe essere anche un'altra lettura di queste carte.
qualcuno che si è conosciuto, con cui si è stati bene, e questa la sento anche molto, molto, moltissimo, questa lettura. Stiamo capendo quanto è importante. Questa è una settimana in cui si prende consapevolezza con l'importanza di una storia, quanto non riusciamo a evadere, ok? Uscire da questo cerchio di questa storia, uscire da questo abbraccio che può essere anche emotivo, ok? Onirico. Fatto sta che abbiamo grande ottimismo nei confronti di una storia che finora magari è stata nascosta, è stata messa da parte, non c'è stata chiarezza, ma che finalmente è il momento che venga fuori con una grandissima trasformazione positiva delle stelle. Quindi, se avevate una storia del passato che doveva essere chiusa, questa settimana in cui secondo me la chiudete, ma se c'è qualcosa che voi avete portato in parallelo o non vi siete mostrati veramente, beh, questa settimana in cui secondo me vi mostrerete. Ricordatevi che le energie sono reversibili, quindi potrebbe essere che l'altra persona che si mostra a voi con questo sole, ok? Diciamo che la possibilità di tanti chiarimenti. Il re di denari, sempre col due di coppe, quindi ho già parlato della combinazione lavoro. Potrebbe essere che voi siete all'interno di una situazione lavorativa a voi molto congeniale, così come potrebbe essere che avete conosciuto qualcuno all'interno del lavoro a voi congeniale. Regina di spade, asso di denari, amanti, eccoli qua, otto di denari e papa. Ancora mi arriva l'idea che c'è in atto con i gemelli un qualcosa di karmico, di molto forte. Molto forte, ragazzi. Questo è il momento di agire, gemelli, di agire per quanto riguarda la professione, di cominciare a mettere alcuni paletti, di aprirsi al nuovo, di smettere con le indecisioni. Tutto quello che avete costruito fino ad ora, adesso è il momento di veramente di migliorarlo, ok? Di aprirsi al nuovo, di perseverare per raggiungere un obiettivo, e siete abbastanza testardi da questo punto di vista. Così come può darsi che la situazione riguardi un marito, un compagno, qualcuno a cui dobbiamo, sì, qualcuno con cui dobbiamo stringere un'alleanza diversa, qualcuno con cui dobbiamo trovare un nuovo equilibrio. Ok? Ci sono dei gemelli che devono imparare a rimettersi in gioco e guardare al di là di quelle che sono l'educazione, la tradizione, i percorsi finora sostenuti, perché c'è un nuovo percorso davanti a voi, un nuovo e bellissimo percorso davanti a voi che prevede l'amore. Quindi cercate di distaccarvi con una comunicazione chiara da tutto quello che non è chiaro. Cosa intendo? Tutto quello che non è chiaro, cari miei gemelli, è meglio che lo mettete da parte e cominciate ad agire in maniera chiara, senza usare più quelle manovre subdole che non è che non lo fate di solito apposta, però fa parte del vostro carattere avere le due facce, no? Quindi vedere sempre le due facce, solo che le persone, cioè chi vi sta attorno, non sempre è capace di avere questa velocità nel vedere le due facce. Spesso vi vede come poco chiaro, come o poco chiara, come persona ambigua. Io so che i gemelli non sono ambigui, semplicemente sono abituati alla velocità del bianco e del nero che vedono contemporaneamente, beh, questo è il momento un attimo di scegliere qual è la strada e di mostrarla agli altri soprattutto, perché qui c'è proprio il bisogno di mostrarla agli altri. Ok, gemelli? Adesso vediamo con gli oracoli. Comunque, in ogni caso, molto bello. Molto bello. Qui c'è chiarezza, c'è ottimismo,
c'è il bisogno della, di una, cioè sono sicura che questa è una settimana di grandi comunicazioni, anche se un po' complesse comunicazioni. Mercurio retrogrado ci porta a chiudere le situazioni in sospeso, ragazzi. La comunicazione. Giunti al limite, beh, qualcuno di voi effettivamente è arrivato proprio al limite. Che succederà ora? Beh, secondo me vi attirerà la sensibilità di qualcuno, ok? Però sapete che questo è un momento in cui bisogna reinventarsi, quella morte ce lo dice chiaro, bisogna trasformarsi, bisogna lasciare andare e crescere. Beh, c'è proprio il senso del lasciare andare, questa settimana per i gemelli. Bisogna lasciare andare il passato e si vede da qua, si vede da questa carta, dal fatto che è puntato in avanti ad abbracciare la luce. Nonostante il silenzio, la mancanza di comunicazione, le spade che quasi ci colpiscono. Vedete, qui c'è proprio il senso del successo. E del successo in amore. Del successo in amore. Davanti a voi c'è la chiave per un futuro bellissimo. Il problema è che voi finora questa chiave, nonostante fosse vicina a voi quella porta per questo futuro, non avete voluto prenderla o vederla. Adesso è il momento di lasciare andare tutte le remore, tutte le incertezze, i pensieri anche negativi e usare questa chiave che vi apre le porte per un momento molto molto bello. Paggio di Gabriele, 5 di denari. Qui gli oracoli ci dicono ancora di seguire le vostre passioni. Chiaro, talvolta c'è un grande senso di mancanza, di solitudine, però sappiate che se voi date lo sprint, se date finalmente voce alla a voi stessi, ok? Se vi mettete finalmente di nuovo in gioco, beh, in qualche modo riuscirete a trovare le opportunità giuste per voi. Ricordatevi di non piangervi addosso, è un brutto termine, lo so, ma diciamo di non eccedere nei pensieri negativi, nella vostra parte negativa, perché? Perché ricordatevi come ci dice questa cosa, ecco l'uomo che pensa, manco, ma lo sapevo. Qui c'è tanto, tanto, tanto pensiero, ed è tipico dei gemelli, però questo pensiero dovete usarlo in maniera positiva. Quello che mi invitano le carte questa settimana, il messaggio per i gemelli è questo: usate il pensiero in maniera positiva, perché ricordatevi, come dice questa carta, che i pensieri negativi creano profezie autoavveranti, quindi pongono l'universo nella condizione di accontentarvi in maniera negativa, cioè di mandarvi le cose negative, mentre invece, siccome siete davanti a un grande momento, un grande, veramente un grande momento, ricordatevi che tutti i pianeti in Ariete sono dalla vostra parte, ma non solo. Fine maggio, finalmente Giove passa nel vostro segno. Quindi, grande slancio per noi segni di aria, soprattutto per i gemelli che si vedono arrivare Giove. Quindi, questo momento in cui il pensiero deve tramutarsi in positivo, pensate alle situazioni amorose, pensate che state per aprire una porta che vi porta al successo anche amoroso, c'è un legame con qualcuno, finalmente abbiate il coraggio di riconoscerlo per quello che vale, di chiarirvi, ok? Chiarimenti e ottimismo alla base questa settimana per i gemelli. Bye bye, alla settimana prossima.